Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus riparte, buona giornata, giorno nuovo, nuova puntata per il vostro oroscopo, l'oroscopo quotidiano curato da Azus, ciao, astrologo di riferimento di cartomanti europei. Le stelle di Azus, proprio per questo si intitola così questa nostra trasmissione TV, prodotta, realizzata, ideata ancor prima da cartomanti europei, questo grande centro dedicato all'arte della divinazione in genere, e cartomanti europei che con particolare riferimento si dedica alla cartomanzia telefonica. Uno tra i più grandi centri, tra i più importanti e soprattutto tra i più seguiti in Italia e nel centro Europa. Cartomanti europei, composto da uno staff di persone che svolgono questa attività con estrema passione e correttezza. Di questo parliamo meglio dopo. Nel frattempo, se volete dare un'occhiata o chiedere informazioni, ci sono due contatti fondamentali: www.cartomantieuropei.com per quanto riguarda il sito internet, 0773493505 per quanto riguarda invece la linea telefonica diretta. Iniziamo a parlare di stelle, iniziamo a parlare di oroscopo partendo dal segno zodiacale dell'Ariete. Sì, una bellissima giornata per voi amici dell'Ariete, perché c'è stato un cambiamento importante nel cielo. Ieri alle 19:49 Marte è rientrato nel segno del Sagittario, quindi una posizione davvero fantastica per quanto vi riguarda, è una posizione ideale per fare delle esperienze completamente diverse e da quelle che avete fatto fino ad oggi, quindi ideale per chi deve ricominciare sia da un punto di vista lavorativo che personale che sentimentale, perché vi dà delle grandi opportunità, opportunità di viaggiare, di andare lontano, di fare delle esperienze nuove e certamente appaganti. Poi vi dà un grande coraggio, insieme alla Luna, insieme a Venere nel segno del Leone, insieme al Sole in quel settore del cielo, è chiaramente la sfera sentimentale ad essere favorita. È un periodo davvero bollente, non tanto per le temperature quanto per la passionalità che voi siete in grado di sprigionare, anche per la possibilità di incontrare persone veramente stimolanti, quindi in bocca al lupo amici dell'Ariete per la vostra vita sentimentale destinata davvero a cambiare chiaramente in meglio. Andiamo al segno del Toro, vi liberate, vi siete liberati da qualche ora di questa pressione di Marte nel segno dello Scorpione. Questo vuol dire, amici del Toro, che finalmente riuscite a ritrovare un certo equilibrio, che sarà subito evidente, soprattutto sul lavoro, dove c'è Mercurio che vi aiuta con delle nuove idee, con dei nuovi stimoli, con delle nuove opportunità e possibilità, vi aiuta anche a pensare, a ragionare meglio, e poi è un Marte questo che da quella posizione vi permette di prendervi delle rivincite. Attenzione a non essere rivincite, rivalse, non vendette, perché quel Marte lì è un Marte anche un po' vendicativo, però insomma voi dovete essere superiori a certe cose. In famiglia la situazione rimane ancora un pochettino complicata e lì sono richiesti i vostri maggiori sforzi. Andiamo al segno dei Gemelli, eccolo Marte di nuovo opposto, già avevate affrontato questa opposizione, porta scompiglio nella vita di tutti i giorni, nei rapporti con le persone che vi circondano, però può essere uno scompiglio anche positivo, nel senso che vi aiuta a rompere laddove ce n'è bisogno, a tagliare, vi aiuta anche a prendere delle decisioni coraggiose rispetto a delle persone che ormai hanno veramente poco da darvi. Ricordo che in quel settore del cielo c'è anche Saturno, è chiaro che soprattutto le storie sentimentali un po' in crisi in quest'ultimo periodo, beh, forse non resisteranno a questa doppia pressione di Marte e di Saturno. Una luna bellissima comunque quest'oggi vi aiuta ad essere ottimisti. Andiamo al segno del Cancro, beh, non avete più adesso questo appoggio, no? Di Marte che vi aveva dato energia, coraggio, determinazione. Adesso accuserete un pochettino il colpo, le decisioni non le prenderete più con la stessa velocità, rapidità e con quell'istintività tipica di Marte, avrete bisogno di ragionare di più. Per fortuna c'è Mercurio che fa arrivare sempre alle vostre orecchie degli ottimi suggerimenti e vi dà la possibilità di avere a che fare sempre con delle persone capaci di darvi un grande aiuto.
C'è un'applicazione gratuita che potete scaricare per il vostro telefonino o per il vostro tablet. Si chiama Divo, 4 lettere, D-I-V-O, e serve per restare in contatto il più possibile in qualsiasi momento della giornata con cartomanti europei. Mi spiego meglio. Questa applicazione, che innanzitutto potete, ripeto, scaricare gratuitamente dall'Apple Store o dal Google Play Store, a seconda se avete un telefonino Android oppure Apple, è un'applicazione che si collega attraverso internet direttamente con il centralino di cartomanti europei, quindi vi fa vedere quali sono i cartomanti online in quel momento, quali in servizio, quali sono in servizio ma occupati, quindi non disponibili nel frangente. Allora vi dà anche la possibilità di prenotarvi direttamente da applicazione senza chiamare il centralino, quindi la possibilità veramente di interagire, possibilità anche di conoscere attraverso l'applicazione stessa un pochino meglio i cartomanti uomini, le cartomanti donne che compongono lo staff di cartomanti europei. Per tutto il resto www.cartomantieuropei.com oppure 0773 493505. Non ho capito bene il nome dell'applicazione. Ecco, è come quello, il famoso, l'attore famoso Divo. Il Divo, ecco, no, però con l'accento sulla O, ma quello poco importa, lo trovate comunque. Divo, l'applicazione di cartomanti europei. Andiamo avanti, dopo il cancro, il leone. Sì, segno del leone, finalmente, amici del leone, vi liberate di questa pressione di Marte dal segno dello scorpione, vi ha tenuto sotto scacco a lungo, devo dire, no? Perché tutte le cose che avevate intenzione di fare si complicavano improvvisamente a causa anche di persone che vi mettevano i bastoni tra le ruote. Era un Marte questo che vi faceva litigare spesso e volentieri con i vostri colleghi di lavoro, con i vostri familiari, con il vostro partner. Vi rendeva irascibili, vi rendeva intrattabili, anche molto aggressivi spesso, no? Adesso in questa nuova posizione torna nel segno del Sagittario, è un Marte che può sprigionare tutta la sua sensualità, tutta la sua passionalità. È chiaro che un Marte è particolarmente favorevole soprattutto per l'amore, c'è anche una Venere meravigliosa ancora nel vostro segno, quindi rapporti sentimentali che decollano in maniera definitiva e grandi opportunità per chi è alla ricerca di un'avventura nel corso di questa estate. Andiamo al segno della Vergine, adesso anche Marte complicato nel segno del Sagittario insieme a Saturno, dovete vedervela anche con alcuni pianeti che chiaramente non vi aiutano. Venere in questa posizione nel segno del Leone vi mette in testa davvero strani dubbi, no? Delle insicurezze clamorose soprattutto in amore. In effetti questo Marte va a complicare ancora di più i rapporti a due, perché li rende incandescenti, insomma li mette un po' in crisi, d'accordo? Lì soprattutto dove c'è dell'insoddisfazione, dove le cose non funzionano correttamente. Però il lavoro vi sostiene in questo momento. Mercurio nel vostro segno si avvicina anche a Giove, fortuna a livello finanziario e a livello professionale, una fortuna che dovete sfruttare fino in fondo. Andiamo alla Bilancia, amici della Bilancia. Marte in Sagittario è certamente migliore perché è in aspetto diretto con il vostro segno, quindi energia, capacità di stare in mezzo alla gente in maniera più brillante, no? Perché riuscite a far valere anche le vostre doti, le vostre capacità, siete più sicuri di voi stessi, avete anche la capacità di esprimere le vostre idee in maniera corretta e in maniera anche determinata. Ecco, soprattutto devo dire in ambito sentimentale, questa vostra sicurezza in più vi rende più affascinanti, no? Grazie anche a questa Venere e a questa Luna in questa giornata nel segno del Leone. Quindi ottimo giorno per fare colpo su una persona che vi interessa. Il lavoro risente di questa posizione di Mercurio, quindi ben venga la determinazione che voi dimostrate in questo periodo, ma le decisioni devono essere sempre ponderate. Invece questo Marte ogni tanto vi fa essere troppo frettolosi. Andiamo al segno dello Scorpione. Marte uscito dal vostro segno. Beh, nell'antichità i pianeti negativi, quelli che portavano insomma sfortuna, diciamo così, erano Marte e Saturno, e poi sono stati un po' rivalutati perché hanno anche altri significati, no? Saturno a livello di diciamo così sicurezze, a livello di stabilità è un pianeta molto importante, Marte a livello di energia,
di sessualità e sensualità è molto importante, però è chiaro che liberarsi di Marte nel proprio segno è un vantaggio, perché adesso riuscite ad essere più calmi, più tranquilli, meno frettolosi, meno agitati, meno aggressivi, e potete sfruttare al meglio questo Mercurio nel segno della Vergine, che può farvi ottenere dei grandi successi a livello professionale. In questa giornata però c'è una luna ancora difficile, quindi rischiate di essere incostanti nelle cose che fate. Bene, a proposito delle produzioni televisive che Cartomanti Europei vi propone ogni giorno su questo canale televisivo, ce ne sono un altro paio che ci vedono in qualche modo protagonisti. Una versione dedicata all'estate e dedicata all'oroscopo, sì, ma dal punto di vista, no, delle affinità di coppia, appunto, si chiama Le Stelle di Azzo, speciale estate 2016, affinità di coppia, che vi invitiamo a visitare. Noi siamo anche molto contenti di fare questo programma, perché usciamo da questo bellissimo studio, seppur bellissimo studio, però andiamo al mare, e quindi capite che la cosa è particolarmente gradevole. E poi, ecco, attiro la vostra attenzione su Mondo Mistico. Mondo Mistico è un'altra produzione che la direttrice di Cartomanti Europei mi ha affidato. Bellissimo, bellissimo programma televisivo che facciamo per andare a vedere un po' più da vicino quei posti che racchiudono un qualche mistero. E fino adesso ne abbiamo visitati alcuni veramente suggestivi e veramente molto 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 misteriosi. Mi viene uno su tutti, la Fontana Vecchia di Nettuno in provincia di Roma, ecco, se potete andate a ricercarla o sul sito o su YouTube. Anche questo ovviamente tutta un'operazione di produzione televisiva firmata, targata Cartomanti Europei, grande centro dedicato all'arte della divinazione, tra i più grandi, tra i più importanti e tra i più seguiti ovviamente in Italia e non solo in Italia. 0773493505 oppure www.cartomantieuropei.com. Andiamo avanti, ultimi segni. Sì, Sagittario, chiaramente con Marte e Saturno contemporaneamente nel vostro segno, voi amici del Sagittario dovete essere un po' prudenti, perché l'imprevisto è dietro l'angolo, perché i successi potrebbero tardare ad arrivare, soprattutto con questo Mercurio nel segno della Vergine. Quando si tratta di soldi il discorso inizia a complicarsi parecchio, ma non temete, perché innanzitutto tra qualche settimana Giove nel segno della Bilancia per voi rappresenterà l'inizio di una nuova fase, una fase di successo. E poi in questo momento godetevi l'amore, i sentimenti, le avventure che porta questa Venere, che portano anche Sole e Luna contemporaneamente nel segno del Leone in questa giornata, e quindi possibilità di vivere delle esperienze davvero fantastiche, soprattutto se siete in vacanza. Andiamo al segno del Capricorno. Marte alle vostre spalle incute un po' di timore, no? Perché voi diventate sospettosi, perché voi vi sentite minacciati, avete paura che qualcuno possa giocarvi un brutto tiro. Ecco, in effetti questo pericolo c'è, ma voi dovete però essere sicuri di voi stessi, soprattutto sul lavoro. Avete dei transiti planetari che vi proteggono, anzi vi danno la possibilità di essere vincenti, di vincere una battaglia, di iniziare un nuovo progetto, di varare qualcosa di completamente nuovo, di intraprendere anche una nuova strada che poi porterà dei frutti molto molto importanti. È chiaro che è l'amore ad essere un po' penalizzato da questa posizione di Marte, alcuni rapporti sentimentali devono essere un po' rivisti. Andiamo al segno dell'Acquario. Beh, Marte nel segno del Sagittario per voi è un'ottima notizia. Finalmente vengono un po' meno, no, quelle tensioni che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo, questi ultimi due mesi. È chiaro che in questa giornata ancora non ve ne renderete conto, perché c'è la Luna, c'è il Sole, c'è Venere, il Leone in opposizione, quindi il vostro umore non sarà dei migliori, vi sentite anche un po' giù fisicamente, ma siete pronti a recuperare alla grande con questo Marte fantastico che vi dà la possibilità di vincere delle battaglie, di imporre una vostra idea. E soprattutto vi circonda anche di alleati preziosi, però sarà necessario sceglierli con grande attenzione. Questa è una giornata in cui i rapporti sentimentali possono vivere una piccola crisi, ma c'è anche tanta sensualità.
Chiudiamo con il segno dei pesci. Per voi amici dei pesci, Marte nel segno del Sagittario insieme a Saturno è una notizia non proprio piacevole. Diciamo che è iniziato un periodo di revisione per quanto vi riguarda, revisione a livello professionale, dei rapporti che non funzionano più, che forse vanno cambiati, degli equilibri, no? Che voi dovete ritrovare all'interno dell'ambiente lavorativo. È un Marte che vi mette molto sotto pressione anche da un punto di vista fisico. Se potete, scegliete questo periodo proprio per andarvene in vacanza. Sarebbe necessario proprio staccare la spina dal lavoro, perché con Marte in questa posizione e con Mercurio opposto, i prossimi 15 giorni potrebbero essere davvero molto problematici per quanto riguarda le questioni professionali. L'amore forse risente di una certa stanchezza che voi avete accumulato, però ricordo che è nelle piccole cose che troverete le più grandi gioie. È un periodo che i pesci hanno bisogno di andare in vacanza. Assolutamente. Voglio cambiare segno. Sì? Voglio essere dei pesci anche io. Come, tu sei dell'acquario, un acquario che è in grande ripresa, adesso deve ritornare a seminare. Beh, lo faremo. Sono una quarantina d'anni, grosso modo, che lo faccio. Che segni? Sì, benissimo. Praticamente sì. Bene, allora è tutto per questo appuntamento. Ricordate Cartomanti Europei, grande organizzazione che produce questo programma televisivo, come anche molti altri, ma che soprattutto è un'organizzazione dedicata all'arte della divinazione, alla cartomanzia telefonica in particolare. 0773 493505, www.cartomantieuropei.com per entrare in contatto con una delle più grandi, più importanti organizzazioni, ma soprattutto tra le più serie, e questo ci viene riconosciuto anche dall'enorme seguito di persone che chiamano tutti i giorni, dalla mattina presto a tarda notte, da tutta Italia e non solo tutta Italia, anche dal centro Europa. Noi ci ritroviamo domani con un altro appuntamento dedicato alle stelle di Azus, ovvero al nostro oroscopo quotidiano. A presto. Nel frattempo cambio segno.